Alba per me è una canzone diversa, ho sempre una strategia diversa perché ha, secondo me, una... cioè mi ha dato l'impressione nel momento in cui l'ho scritta che era una, qualcosa di diverso, anche una scrittura un po' più etere, un po' più astratta. E anche nella produzione c'è stato un lavoro diverso, cioè banalmente io di solito quando produco una canzone, anche un po' nel momento in cui la scrivo, parto piano, poi c'è la seconda strofa, l'ottava sopra, infatti invece qui c'era una seconda strofa, l'ottava bassa, con una ritmica, poi è il battito del cuore. Mi piaceva l'idea di mettere veramente il cuore nella canzone in tutti i modi, cioè in tutti i sensi, e quindi c'è questo battito nella seconda strofa del cuore che secondo me è un passaggio fondamentale. E non lo so, poi sai, la musica è soggettiva in realtà, io sento sempre molta, un po' di difficoltà nel spiegare le canzoni, perché ognuno secondo me ci trova quello che vuole nella mia canzone, però a me personalmente mi ha dato quella sensazione di essere una canzone un po' diversa, ecco, nel contenuto, sia nel testo sia poi nell'evoluzione musicale, anche il fatto che hai in realtà due tornelli, ma uno è diverso dall'altro, no? Che ha una struttura tutta sua, ecco, mi piaceva anche questa cosa. E la seconda domanda, perdono, non ti metti.